Buongiorno da una gerbera sfinita! Non si direbbe, ma sono sfrantumata! Allora, prima che mi dimentico, ho messo il vestito che ho comprato, quindi ve lo voglio far vedere, sperando che renda, perché ho provato a fare una foto e sembra un quartata questo vestito. Però in realtà, cioè, dalla foto sembra un quartata, ma dal vivo no. Comunque, il vestito, forse lo devo mettere. Aspettate, eccolo qua. Non so se riuscite a vederlo. Però ragazzi è meraviglioso. Sotto c'ho il mio solito shorts perché comunque mi sento più sicura perché è bello corto davanti. Quindi cioè, lo potrei mettere anche così, ma ridicolo perché comunque va, andrebbe ancora più corto, ma io lo sbluso un po'. Quindi questo è il vestito e secondo me vi garba da morire. A me garba. Oh, a piccione! Per la forza di Grayskull! Ovviamente sta venendo mio papà perché io non ho la macchina. Che vuoi? Saluta. Brava, brava. Adesso fai così. Adesso ridi. Adesso ridi. Fai il sorriso. Questo non è un che sorriso. No, okay, aspetta, aspetta. Fai il sorriso, ridi. E ridi. E ridi! Oh, ci sta muovendo! Ecco un altro! Un altro come quello! No, un altro come quello lì! Eccomi, fai vedere allora cosa hai costruito. Allora, nonna me l'ha costruito oggi, ora. Diciamo, Però l'idea è tua, la mente sì, è la tua. l'idea è mia. Però tu con la sega non riuscivi perché questo legno è Molto molto. duro. E quindi avete fatto un aereo militare molto bello. E guardate la funzione che ha. Sganciare aereo di truppa. Bello, guarda. Rimettere aereo di truppo. Di truppo? Di truppo. Bello, Carino. Stefano. Però Mamma peccato mia. che questo andava un po' più largo. Un po' Vabbè, più. però avete fatto Cioè un sì. lavorone. Andava un po' più. E chi è che si costruisce i giocattoli al giorno d'oggi? Scusami. Chi è che si costruisce i Chi giocattoli? si costruisce? Questi li comprano già montati. Invece così vuoi mettere tutta un'altra cosa, no? In modo che così magari così mi posso, che ne so, fare delle modifiche, cioè me lo posso fare come piace a me. Certo, possiamo anche comprare una bomboletta spray verde militare volendo e lo verniciamo tutto a casa nuova. No, mi piace più così. Ah, così Sì, rudimentale. mi piace, sono le cose fatte in legno. Infatti ho letto, il mio letto è fatto in legno. Lava il biberon. Perché deve lavare il biberon? Perché è caduto da Andy. È caduto, vabbè, si fa gli anticorpi. Sai che lavare anche troppo, 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 questi bambini non si fanno gli anticorpi, poi stanno sempre male. Pochissimo male perché io Ma te se non era per le otiti, mamma, veramente, guarda, che ti davano febbre alta e praticamente perché placche. io scendo poi ho fatto questa crepella nel labbro. Sì, sta in mezzo alla marana, diciamolo. Amarana. Ieri sei stato in bici, che hai fatto giù? Hanno yamme. Cioè hanno yamme no. Però vabbè, ho giocato 5 minuti con uno, poi ho Parla bene, si cambiato. capisce niente. Hai giocato? 5 minuti con Stefano, poi ho rigiocato con Ninni, poi ho rigiocato con Stefano, poi ho giocato con Ninni e Ma poi perché? Ma sono dove stanno tutti giocato questi ragazzini che non c'erano anima ieri? Scusami. perché, ah no, Stefano stavano piccolo, stavano sempre nel nostro palazzo. Ninni poi stava un po' più lontano. Ho capito. Quindi, Silvia, non troppo, perché no, no. infatti prima, perché prima ho giocato un po' da solo, ho fatto i getti da solo con la bici. Poi ho giocato da solo. Cioè, come mi sono perso il filo. Mi sono perso il filo. Vabbè, Avete capito? Via. abbiamo capito, ciao. Ah, questo florettone e guarda che ci ho fatto e questo è il filo che pendola dall'aereo militare.
Fate salire il pezzo di oro. Allora togliamolo. Giro, giro, mondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ma giù, giù. E questo è un taglio. Il nostro pranzetto oggi consiste in riso venere con peperoni, gamberetti. Non abbiamo fatto in tempo a fare le zucchine. No, perché ti piacciono a te. Ma io non le posso mangiare le zucchine. Dai, zitta. No, che non mi piacciono. Fai il video, zitta. Lì c'è il coniglio alla cacciatora, e qui i peperoni arrostiti, e qui invece c'è un porcellino. Porcellino? Lo sapete, gerbere, gerbere, gerberi? Di, ridillo alle gerbere. Non ti voglio disturbare, ti sto aiutando. Il nome del coniglio alla cacciatora l'abbiamo inventato noi, perché andavamo, invece di comprare al supermercato, andavamo nel bosco a fucile a cacciarli. A cacciarli. Te ci vedo a te a dare a caccia di conigli, ma quando mai? Ma più lontano, questa vuole bere. Basta, falla respirare. Guarda che sta via. C'ha un sonno. Emily, apri la bocca. Apri la bocca. Vai a me. Apri. Ma vai a me. Apri la bocca. Bella quella tettarella ecologica, che dovrebbe essere ecologica. Pulita. Tiè. Basta, siete zuppi. No, ti bagni tu. Che c'è sotto il culo? Sempre il cucchiaio. Ma da dove lo sto accendendo? Ah no, questo sì. Tortorella del mio cuore. È carina. L'altra sta sopra. Mi risponde, l'altra... vedi, guarda. L'altra ci mette sempre di più a scegliere. Stai zitta, sto comunicando. Chi sta che sto lì? Perché non mi capisce? Un po' più gutturale. Cosa fa? Gli ha muzzicato la zampa al Barry a Stefano, a Phoebe. Ma dai, ha fatto bene. Ma ora la quella stava sdraiata al sole. Ma Barry è tremendo, eh. E ha muzzicato la zampa. Dove? Ed ecco qui la nuova sorpresa che abbiamo fatto a Mr. Bo. Lei è Mirtilla, la fidanzata di Barry. Era un po' che Barry, svegliatosi dal letargo, ha deciso che era ora di diventare uomo e quindi si accingeva tutte le mattine a montare la ciabatta di Nonna Tetta. Così abbiamo deciso che forse era ora di regalargli una sposa. Diciamo che Barry è tenuto molto molto meglio. Questa Annie, a parte che è una sporcacciona, che fa bisogno ovunque anche nel lettino dove dorme, invece Barry no. E... non so se lui sia, scusate Stefano sta giocando con i martelli, non so se lui sia riuscito effettivamente a montarla, perché lei è molto alta e lui è inesperto. Però comunque Barry è molto molto più bello, sinceramente è tanto carino. Comunque abbiamo Barry e Mirtilla. Stefano era super felice. L'alettone qua dietro, un altro pezzettino di legno. Di legno, amore mio. Vado a controllare qua dietro. Ecco, non c'è dietro. Un altro ce l'hai? Ragazze, il mio chauffeur è arrivato. Sono le 4:10 e adesso stiamo volando dalle Leroy Merlin. Scusate, c'era una macchina. Stiamo volando dalle Leroy Merlin perché vogliamo vedere se c'è qualche top diverso da poter scegliere, sempre per la questione ufficio. Facciamo un'ulteriore visita e vediamo. E poi andiamo un attimo a casa nuova, ma per fortuna mi sono portata il cambio, perché come avete visto oggi c'avevo il vestitino. Tra l'altro, raga, non potete capire quant'è leggero, è un velo sto vestito, cioè non è viscosa, non so che cacchio di tessuto è, sarà cotone leggero, non lo so, ma sembra
estate, non avevi niente addosso, super super fresco, quindi ottimo acquisto. L'ha pagato 20 euro e niente, adesso andiamo e poi andiamo di corsa a casa nuova. Appena tornati, sarebbe molto bello se fossimo rientrati veramente a casa. Allora, vi faccio vedere una cosa. Chi mi segue, insomma, in tutti i video sa che avevo comprato questo per i piatti. Devo dire che anche messo su il top ha tenuto bene. Io poi una volta che ho lavato quei piattini l'ho preso, a parte che io qui c'ho anche il sole, cos'è, una mosca? L'ho appeso, l'ho appeso qui a un gancio e si è asciugato. E come avevo detto mi serviva perché era richiudibile, quindi non c'avevo l'impiccio e era una cosa provvisoria. Oggi siamo andati da Leroy Merlin, questo comunque lo tengo perché è comunque pratico, però se ho più piatti poi magari allora forse si bagna troppo. Quindi oggi abbiamo preso questo da Leroy che è super faigo perché... Scusate, gebbere. Già mi viene a importunare. Che ti serve? Un bicchiere, una tazza? Comunque, lo scola piatti che si richiude, quindi, perché a me non mannava ad avere l'attrezzo dentro casa, che poi mi dava fastidio, che cioè comunque è brutto, quindi mi serviva una cosa che io poi potevo richiudere, riporre e non si vedeva, perché se dovevo avere i piatti dentro lo scola piatti, cioè messi sopra il lavello, a questo punto avrei fatto il lavello con lo sgocciolatoio, invece non l'abbiamo fatto. E questo è carino, ve lo faccio vedere perché poi costa anche poco, quindi se vi può interessare costa 13 euro. Comunque è carino perché vedete è ultra piatto, quindi lo potete riporre dentro uno scaffale, sotto un mobile, dove vi pare, vedete è proprio fino. Poi tirate su, voilà, ci sono, quanto puzza, ci sono sia cose per mettere le posate, i divisori e i piatti appunto, e poi c'ha qui lo sgocciolatoio che si gira, quindi voi, adesso vi faccio vedere, lo poggiate tranquillamente qui sul top della cucina, però c'ha lo sgocciolatoio qui, quindi tutta l'acqua che sgocciola, tutto va a finire qui, quindi non si sporca nemmeno questo, quindi non dovete stare a ritirare fuori eventuali sotto, come si chiamano? Sottoposti. Vabbè, eventuali sgocciolatoi qua sotto, no? I piattini, lavarli, magari se fa la muffa, sgocciola direttamente nel lavello, meglio di così ragazzi non potevo trovare. Ovvio, non è una cosa di design, ma deve stare qui nel momento in cui i piatti si asciugano e sgocciolano, e poi si riprende questo, si richiude lo sgocciolatoio, si richiude il fregno buffo e voilà, guardate che super figata. Ci vuole gerberina vostra che vi dice le cose. Bravo, mamma, hai fatto? Lo dici la salsiccia? Sì, dillo tu. Lascia, è durissimo. Vabbè, il papà si è fermato, ha preso un primo sale per merenda, per lui, per Lillo, e poi si è preso sta salsiccia grandissima, dura, di quelle, sapete, quelle dure. L'ha fatta divisa a metà, io l'ho guardata, era rossa a fuoco, dico vabbè, dice ne vuoi, lui gli fa ne voglio un pezzo. Se n'è presa un pezzo e non so come ha fatto a mangiarla, ragazzi, perché era super piccante. Io l'ho soltanto morsa un pezzettino, non riuscivo più a respirare. Lui si è mangiato una mezza salsiccia. È tipo così. Ma come hai fatto? Tipo così, cioè non ho sentito niente. Ma la gola non ti bruciava? No. Leggerissima. Ma il secchio? Ma non c'è, amore. Lascia lì così. Ma è con i secchi? Ma sotto il lavandino? Amore, no, adesso non ci puoi buttare niente sotto al lavandino, amore. Cioè, guardate, l'ho appoggiato nel cassetto, ovviamente non ci va proprio dentro, però ci va sopra e si chiude alla perfezione. Wow, meglio di così non me poteva andare, raga. Devo assolutamente ricordarmi quando vengo di portare una pezza per asciugare il lavandino, perché è un acciaio un po' particolare, non è come l'acciaio nostro, questo l'avevo fatto tutto con l'anticalcare, era venuto benissimo, ma sembra come se non si asciugasse mai, quindi devo portare una pezzettina per asciugare questo, anche in microfibra, va bene, tanto ce n'ho una caterba, il coso per lo spruzzino per lavare i vetri, perché puntualmente me lo dimentico a casa mia,
fatemi aprire. Il bello è che noi abbiamo fatto la finestra su misura e poi qui col tagliere, boom. Vabbè. Sapete che è sempre tutto molto provvisorio, eh? Ecco qua. Loro hanno fatto merenda, tra l'altro Stefano si è mangiato una donut con la glassatura alla fragola. Che buona, ragazzi, c'era un odore favoloso. Io ho dato un morsetto piccolo piccolo perché vi ho detto che, no, non ve l'ho detto, col fatto che abbiamo mangiato tanto al Mac questi giorni, abbiamo mangiato male, sto un pochino attenta a non farmi prendere dalla gola, ecco, mangio, perché oggi ho mangiato tutto il riso, con due volte l'ho preso quello con i gamberetti, i peperoni, poi mi sono mangiata un po' di coniglio fatto alla cacciatora, però non ho toccato pane, non ho toccato niente. E stamattina ho mangiato solo 3 biscotti, invece di solito me ne mangio tipo 15-20. Quindi ecco, sto sempre attenta. Quando io vedo che comincio ad appesantirmi, sto un pochino attenta, ma comunque mangio. Ieri a merenda ho mangiato la frutta, quindi sono stata attenta a non mangiarmela dopo i pasti, va, diciamo. Ah, oggi ho mangiato anche una prugna da mamma, rigorosamente senza buccia, che schifo! Chiudo il vlog sempre in un secondo momento, perché quando arrivo a casa, ragazzi, arrivo stremata. Quindi lo chiudo, credo, 2 giorni dopo. Quindi grazie per aver visto il video. Come al solito vi ricordo di mettere il like, di commentare nella community se qua sotto non si potrà commentare. Apri l'info box per leggere sempre tutto quello che scrivo, magari mi sono dimenticata qualcosa. Un baciotto con lo schiocco e ci vediamo con un altro video prestissimo.